Assessore, sabato sarà una giornata di festa, una giornata appunto per i diritti civili qui a Milano. Quali sono le caratteristiche di questa manifestazione? Innanzitutto, come diceva giustamente lei, sarà una grande giornata di festa. Il Pride è un momento di orgoglio, ma anche un momento di felicità e di gioia condivisa che attraversa la città e che conferma la caratteristica di Milano di essere un grande laboratorio di diritti, nell'avanzamento davvero su tutte le frontiere del diritto che hanno caratterizzato la nostra amministrazione. Come sempre, io credo che l'atmosfera festosa che caratterizza il Pride sarà la cifra dominante, e la festa però non è soltanto sabato, ma dura tutta una settimana nella Pride Week, che vede anche coinvolte molte altre istituzioni, molte altre realtà della città. Assessore, Forza Nuova ha organizzato una manifestazione, una contromanifestazione, il Family Day. Temete tensioni o qualcosa di questo tipo? Naturalmente le tensioni saranno provocate soltanto da Forza Nuova, che avendo nelle proprie radici la discriminazione, tendenzialmente la volontà di essere contro, può provocare ovviamente attimi di tensione, ma io credo che non ci saranno, anche perché il Pride si è sempre caratterizzato per una grande capacità di dialogo e di rispetto con tutta la città, e quindi io penso che da questo punto di vista non ci sarà alcun problema e alcuno scontro. In realtà si tratta, come sempre per quanto riguarda il Pride, di festeggiare in maniera molto gioiosa e, ripeto, molto condivisa, un momento di orgoglio e anche un momento di, come si può dire, di legittima soddisfazione per quelli che sono gli avanzamenti nel campo dei diritti che la nostra città ha saputo rappresentare, il tutto davvero in un'atmosfera di festa. Ecco, io spero che da parte di Forza Nuova non ci sia voglia di turbare questa atmosfera di festa, ma semplicemente di manifestare invece il loro punto di vista, che è opposto e contrario a quello espresso dal Pride. È confermata anche la presenza del sindaco? È confermata la presenza del sindaco, che d'altra parte è sempre stato presente al Pride, e questo mi sembra assolutamente in linea con quanto la nostra amministrazione ha sempre fatto da quando si è insediata. Quali sono le caratteristiche di questo Gay Pride quest'anno? Innanzitutto le caratteristiche sono quelle che sempre abbiamo avuto, e cioè libertà di essere se stessi, tutelare l'autodeterminazione e la dignità dei nostri amori e dei nostri affetti. Su questo si aggiungerà, perché il contesto storico ce lo chiede, un accenno e un ricordo a tutte quelle che sono le persone che in questo momento sono in stazione centrale. Una società che vuole parlare di civiltà, che vuole portare in strada la civiltà, non può dimenticarsi anche le lettere con cui si scrive la civiltà, che è quella di rispettare le persone che sono tutte alla ricerca di uno spazio di vita che abbia dignità e riconoscimento. Questo è quello che chiediamo, insieme a quello che noi portiamo ormai da anni nella città di Milano. In risposta al Gay Pride, Forza Nuova organizza una manifestazione. Temete degli scontri, delle tensioni? Assolutamente no. Noi, il Pride è un'iniziativa che porta a se stessa, che non nasce in contrapposizione di niente, porta dei valori, non toglie dei valori, non nasce contro qualcuno o per qualcos'altro. Portiamo solo le nostre vite, la nostra volontà di autodeterminarci e dei nostri affetti. Gli altri possono fare quello che vogliono, sarà un problema loro. Se nascono in contrapposizione nostra è perché probabilmente hanno qualche problema. Alcuni cittadini milanesi non approvano questa manifestazione e dicono che è una sfilata troppo sconcia. Come rispondete? Se non siamo in grado di accettare come ognuno può esprimere il proprio corpo, la propria vita, evidentemente questa è una limitazione, dobbiamo pensarci tutti. È un segno di incapacità e di percorso che tutti dobbiamo fare culturalmente per saper accettare ogni persona per quello che è. Se non sappiamo farlo, vuol dire che dobbiamo ancora crescere tutti. Invitate tutti i milanesi? Ma questa è una manifestazione di chi concepisce la civiltà. I diritti non sono una prerogativa di pochi, ma sono un volere, una necessità di tutti. Quindi tutti devono sentirsi coinvolti. Questa non è la manifestazione di gay, lesbiche, intersessuali, queer o asessuali. È una manifestazione di civiltà, che richiede civiltà e che vuole portare una dimostrazione di civiltà. Quindi tutti i cittadini che pensano e credono in questi valori debbono sentirsi coinvolti. Un'ultima domanda: il Pride non è solo appunto una sfilata, ma è anche eventi per una settimana. Quali sono gli elementi clou? Ma dunque, ci sono tantissimi eventi come quelli che caratterizzano gli ultimi anni, perché proprio per far capire quanto il diritto sia un valore generico, gli eventi contengono, specialmente negli ultimi anni, tutta una serie di assetti politici che fanno attenzione a quelle che sono le problematiche in questo momento della nostra società, e sono quindi le problematiche di discriminazione, di
strumentalizzazione politica, ad uso politico di quelli che sono i diritti di tutti, e seconda cosa il problema dell'immigrazione, perché comunque tutelare le persone è un principio sacrosanto per ogni civiltà, e quindi anche su questo aspetto c'è stato molto lavoro, perché è anche un modo per far capire alle persone che stiamo parlando di una società di tutti, per tutti e per tutte.